Amici del bar del baseball, nono inning, già c'è un eliminato. Chi è che è stato, chi è stato eliminato? Liversiani. Bellissima presa, questo... bellissima presa di, del capitano Peppe. Io pensavo che passasse Massimo. Comunque adesso... abbiamo girato tanto Massimo, ma siamo ritornati qui dove abbiamo fatto i due punti. È uno strike. In che modo posso aiutarti? Non so che modo posso aiutarti perché chi mi conosce sa. Chiama Simone! Quello che sto soffrendo in questo momento. Ma tutti soffriamo, anche la gente a casa Massimo sta soffrendo. Secondo strike. Buoni tutti. Non so se riuscirò a stare fermo vicino a te per fare. Devi restare fermo. Sto soffrendo. Sono le persone a casa che te lo chiedono. Ho appena acceso l'ennesima sigaretta. Sì. Va per il terzo lancio. Su Marvalli. Batte lungo. Oh! Stefano Giannetti tocca la palla, ma gli cade la palla. Doppio di Marval. Tocca la palla Stefano Giannetti, ma non riesce a tenerla. Un eliminato. Massimo si è allontanato imprecando, c'è un cambio, un corridore per il Bologna, viene messo un corridore più veloce rispetto a Marval, toccato questa palla che Stefano Giannetti ha toccato, ma non è riuscito a trattenere. La palla era molto profonda, però profonda, sì, peccato. Però noi ci abbiamo creduto fino alla fine, che volesse fare la presa al volo. Sì. Sarebbe valso il secondo out. Comunque. Prova Tortorres a sorprendere. Certo, aveva preso tantissimo, aveva preso. Sì. Bisogna coprire bene perché Tortorres ce l'ha questi numeri. Massimo, ce l'ha Tortorres? Sì. E ovviamente. Ricordiamo Sambucci nel box di battuta, altro cliente pericolosissimo. Sono tutti clienti pericolosi. Palla bella, strike. Due strike Massimo, due sono strike. Tutti clienti pericolosi perché ricordiamo, sì. A parte il tifo, che il Bologna è una squadra fortissima. Sì, hanno 5 battitori sopra i 350. Tutti 9 sono forti. Veramente una squadra completa. Onori a loro. Palla a terra, giocando veramente col coltello tra i denti. Un applauso a questi ragazzi. È fondamentale questo out Massimo. Questo out fondamentalissimo, che sarebbe uno strikeout. Sì, ma ce lo potrebbe anche fare questo regalo Sambucci, è di Latina, è un regalo, dai. Per il caricamento è una palla, sembra che vada in fallo, arriva sotto Stefano Giannetti e la prende. No, è caduta. Non l'ha rischiato. Sì. Non l'ha rischiato, yeah. Io non lo sbatte addosso. Sì. Era pericoloso lì, era pericoloso del campo. Sì. Non l'ha presa. Abbiamo anche il padron qui. Padron, mamma mia, stiamo soffrendo. Ti soffri. D'altronde lo sapevamo. Sì. Vabbè. Per quel punto che abbiamo fatto adesso ci sono lo strike, ragazzi. Siamo con l'acqua in basso. Lasciamo perdere. Tutto proprio, dai, siamo qui di fuori, dai. Nono inning, un eliminato, corridore per il Bologna sul sacchetto di seconda base. Sambucci nel box di battuta con due strike. Quanti ball Massimo? Zero ball.
seconda base, Rodriguez si prepara, lancia, strikeout, F2, l'abbiamo chiamato Massimo, l'abbiamo chiamato lo strikeout a Sambucci, ne manca uno, dai Rodney, forza uno. Ragazzi, forza Nettuno, forza, Padron, incidi i ragazzi. Baglio, mamma mia, altro cliente. Baglio. Il padron è sempre colorito. Non bisogna mai abbattere questo. Questo non dobbiamo mandare a battere, questo è pericoloso. Sono tutti pericolosi questi, E dai, arbitro, tu rompi, che cazzo, arbitro. Padron, si limiti, padron. Siamo in diretta, padron. Padron, si limiti. Siamo in diretta. Diretta, padron. E dai, no. Abbiamo scoperto. Ci ha rischiato sei palle corte. Molto. È un tifosissimo il padron, non lo conoscevamo. Non lo conoscevamo sotto questa versione. L'ho conosciuto lo scorso anno. È molto appassionato. Vai, Ronny. Dai, Red Rod. Vai Rolli, oh! Palla esterna, era alta, padron, e che basso lui, vabbè, però era alta, su, non si può chiamare strike, su, siamo sportivi. Chi gli sta a chiamare? Tranquillo. Due ball, zero strike. Noi, forza Red, forza. Risuta per la tensione. Sì. Risuta come una giornata di lavoro sul pezzone. Sì. Andiamo a volo questa. Questa la diamo. Non la fai. Terzo ball. Due out, Rossana, Fabio Paladini, salutiamo il sorcio che ci sta seguendo dall'Inghilterra, ormai Massimo ci stanno seguendo in tantissime dall'Inghilterra. La partita è una di quelle che richiama tanta attenzione. Base su ball per Baglio. Paolino nel box. Zio Gino, cosa dici? Non dici? Speravo che Paolino non potesse arrivare nel box, invece è arrivato. Sai, io ho sempre molto timore degli ex. Paolino, sono tutti forti, i padron. Sono tutti forti dal primo al nonno, qua non ce n'è uno che si salva. Chiesto il cambio? No, sono andati lì per parlare, per spezzare. Per spezzare un po' il ritmo. Dall'Inghilterra, abbiamo due in diretta dall'Inghilterra. Rompi il zanello dagli Stati Uniti. Mamma mia! Due a uno, manca un out, forza ragazzi, forza Ro! Forza Rodney, il pubblico sostiene i ragazzi in campo. Amerigo dice, Paolino, ricordate dove sei nato. Sorcio, aspetta che ti faccio vedere qualcosa. C'è qualcosa anche per te, Sorcio. Strike, Sorcio, le riconosci? Abbiamo anche quattro mori. Il ricordo in rappresentanza della Sardegna, Sorcio. Primo strike intanto sul conto di Paolino Ambrosino. Massimo, ringraziamo, non finiremo mai di ringraziare Sandro Guerra e Roberta Bellini per la gentile concessione della rete internet per questa sera. Volata. Secondo
Secondo strike sul conto di Paolino. Americo dice: Paolino, ricordati dove sei nato. Anche mia moglie sta guardando la partita. Siamo alla, manca un out alla fine. Paolino, conto e strike. Manca uno strike, non si dice patron, non si dice, non si dice patron. Il pubblico sostiene a gran voce il Nettuno. Massimo, vieni qui. Sai, non ce la faccio a parlare in questi concetti. Parlo io per te, Massimo. Lenny Randall, ci sta seguendo anche Lenny. Palla in foul, palla in foul. Paolino sta, si sta difendendo con i denti. Paolino sta difendendo con i denti questo turno in battuta. Cliente tremendo. Ricordo il primo giocatore italiano che parteciperà alla Liga Invernale Nicaraguense. Non toccate la rete, non toccate la rete. Non toccate la rete. Palla a terra, ball, primo ball. Primo ball. Due out, prima e seconda occupati. Paolino, non toccate la rete, ragazzi, per favore, grazie. Tempo, chiede tempo Paolino. Massimo, vieni qua, Massimo, non te muovere, ritorna qua, Massimo. Non ce la faccio. Cerca di farcela. Zio Gino, che dici, zio Gino? Piano piano, avere fiducia. Bisogna sempre avere fiducia in questi giocatori. Molto reso, vediamo. Anche Matteo D'Alghero, tutta la Sardegna ci segue. Dai, dai, stanno rifando tutti per noi. E andiamo! Forza Nettuno! Nettuno ha vinto! E andiamo dal tagli! E andiamo! Non si mette l'iPhone? No, non ha più la roba io! Sì, c'ho tutta la roba sopra! Vai! Allora, partati! Vai! Pubblico sfolla! Siamo ancora in diretta! Sì! Ci avviciniamo sopra il dugout del Nettuno, aspettiamo il rientro dalla squadra dopo i saluti di rito. È stata veramente una vittoria sofferta, di quelle che piacciono a noi. La squadra rientra, ecco il rientro della squadra. E il pubblico tributa il giusto applauso a questi splendidi ragazzi che ce la stanno mettendo tutta. Ce la stanno veramente mettendo tutta. Siamo orgogliosi di voi. Siamo veramente tanto orgogliosi di voi, grandi ragazzi. Bravissimi, bravissimi. Adesso la serie è Bologna 2, Nettuno 1. Seguiamo ancora il ritorno della squadra. Bravi ragazzi. Bravi tutti, bravi, bravi tutti. Torniamo tra poco in diretta.